30 secondi di gioco di Roma-Verona all'Olimpico. Calcio d'angolo di Bruni, cross di Marangon, colpo di testa di Storgato e rete. 1-0 per gli scaligeri. La Roma non si scompone per il gol a freddo e costringe nella propria area il Verona, che si difende con ordine affidandosi solo al contropiede, peraltro poco fruttuoso. E dopo alcune occasioni i giallorossi pareggiano al 28esimo. Nappi scende e crossa per la testa di Truzzo, che indirizza a rete. Garella non trattiene e Cerezo, da pochi passi, segna. Al 37esimo i giallorossi potrebbero raddoppiare. Falcao crossa per Conti, che tira al volo. La palla batte per terra, ma Garella respinge. A raddoppiare però è il Verona, al 41esimo, proprio in contropiede. Lancio di Di Gennaro per Iorio, che scavalca Tancredi e segna. È il gol dell'ex. Quindi, sul finire del primo tempo, per poco, Fontolan non causa un'autorete. Nella ripresa Lidolm sostituisce Oddi con Bonetti e la Roma pareggia dopo soli 50 secondi. Pruzzo viene atterrato da Fontolan e Redini concede la massima punizione, che Di Bartolomei da fermo realizza. Passano solo 3 minuti e la Roma va in vantaggio. Bonetti crossa quasi dalla linea di fondo, irrompe Cerezo e batte Garella. È il 3-2.